Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui su GTA 5. Siamo nella notte di Natale, no scherzo, di Halloween, di Pasqua. E ovviamente hanno messo gli UFO. Guardate tutti i dischi volanti, guardate quante ce ne sono. Quindi beh, intanto possiamo fare un saluto agli UFO. Ecco. Bene. Gli lanciamo una cannonata. Vediamo di avvicinarci un po', giusto per vederli da più vicino. Allora, prendiamo anche sopra i palazzi. Devo andare a rubare un elicottero da qualche parte. Quindi andiamo a cercare un elicottero nel modo più corretto. Ecco. È perché avevo la taglia, ragazzi. Bene. Io non ce l'hai ancora. No. Che ce l'hai. Ok, va bene, facciamo così, no? Un helicopter ci serve. Allora, siccome erano scomparsi, adesso stanno ricomparendo. Come vedete, questi lampi un po' particolari. Stiamo andando all'aeroporto a procurare un elicottero per avvicinarci il più possibile, sempre se la gente si toglie dalle scarpe. Scusi, dovrebbero comparire a momenti mezzo ai fulmini. Para che se muoio se spulisia. E invece solo le catene da neve? No. Anche se non serve a niente, però le messe dei procurable. Guarda che temporali che ci sono. Non mi sono bagnato tutto. Lampi da togliere. Gli occhi. La retina. Togliere le corne. Guarda come si spanda più facilmente a causa. In parte McFly puso via. Sai che ce l'ho così fatta a raggiungere la mia meta. Tutto qua, c'è Marty McFly messicano. Va bene, dai. Vediamo se c'è un helicopter. Sì, ho un... Sinistra. Ecco, un poco più avanti, no? Via elica. Vabbè, se ne qui. Eccolo qui, il mio amore. Grazie al servizio di Cobra Flix. Guarda, ma non c'è un elicottero più. Niente, vabbè, ci accontentiamo di... non devi fare... di questo bestione. Non devi fare la mia macchina, grazie che l'avvicino. Questo è un degno elicottero per affrontare la perturbazione attuale. Anche la luna più piena che si possa vedere. Accio. Teoricamente c'è tipo una sorta di scudo elettromagnetico attorno ai UFO. Lo scopriremo brevissimo. Basta non esplodere. È un mistero. Ah. Oio. Ciao. Aspetta, perché volevo portarmi via anche la mia macchina, dato che c'era l'opportunità. Se riesco. Adesso arrivo con un mezzo d'eccellenza che non è questo o l'altro. Tanto mi sto avvicinando a Marco con guarda molta calma. Lampi e tuoni e fulmini e sette. E che luna piena. Ma perché non riesco a agganciare la mia macchina? Hai tosto dei fari per accendere, li tengo premuto e viene fuori giù il gancio. Dai, no, il gancio è fuori. Devi starci sopra più o meno al centro col gancio, poi si aggancia da solo. Ah, non devo premere. No. Ah, devi starci sopra e si aggancia.
Bene, no, è perché non volevo perdere anche la macchina. Eccoli qua. I lampi verdi. Andiamo a consultarli da vicino. No! È quello... Si spede l'elicottero! Aveva ragione Cobra. No, forse gli è morto l'elicottero da un momento all'altro. Ah. Il UFO! Guardava un cacalone. Vediamo se infatti si spenta la macchina. È vero! No! Bastardi! Mi si è spenta la macchina in vicinanza a UFO. Sì! Non riesci a tirare più un cane! A me non rispondo più i comandi. Sono morto! Vedete anche non accenderà più. No! Adesso provo anche a avvicinarmi col jet. Tanto sto impennando. Sì. Ma no, aspetta, non rispondo più i comandi della macchina. Ok, adesso sì. Devo prendere pure un pelino. L'immane forza aliena sta predominando. Dove sei Marco? Sopra o sotto? Sono a piedi sul circolo polare artico del... Eccolo! Un UFO. Andiamo! Ma il problema è arrivarci. Vai di corsa, ti lanci addosso. E no, si blocca prima. Bastardi! Quindi non risponde più ai comandi. Non accelera più, non frena. Ma che roba! E l'UFO dov'è? È qua! Ce n'è uno qui vicino! Guarda che bisogna fare, bisogna scendere dalla macchina, risalire sulla macchina. E così mi si riprendono i comandi. Neanche. Ma no. Dov'è? Non deve essere tanto distante. È là. Guardi in alto. Ah, è di... È la distanza. È troppo vicino. È lì. L'atmosfera bella, cupa e terrificante. Adesso si vede. Sì, si vede benissimo. Niente, non riusciamo a... E se scendiamo da distante, dopo, da sopra? Ah! No. No! 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 Vai distante, vai distante. Aspetta, peccato... E devo fare questa roba di prima. E non è il miglior posto. Dai, resetta farlo. Il flusso. Catalizzatore. Che non è catalizzatore, eh. Esatto. No. Dai, Ron, non rompere che ho il gioco qua adesso. Tiriamoci, via. Arrivando anch'io. Spicca il volo! Qua. Santa Monica. Allora vai. Vai su. Oltre il UFO, vai oltre il UFO. Sto rompendo il funghetto e il joystick prendo su. Boh, siamo sopra l'UFO in questo momento. Vai ancora più su. Vediamo se ci riusciamo ad atterrare sopra. Tento a crederci. Siamo nelle vicinanze. Col paracadute si potrebbe. Salve. Ce l'hai il paracadute? No, non lo so. Si è spento. Baby. Ecco, no. Dai, paracadute. Attenzione. A parte che la mia macchina si è distrutta. E adesso sono in acqua. Niente, l'UFO non esiste! Come l'UFO non esiste? C'è stato un piccolo errore. Ok, allora dai, ci dobbiamo... No, sull'acqua, no, sull'acqua, non so nuotare! Dai, vai verso riva. Più che altro ci sono passato attraverso, mi sa che hanno messo l'invisibilità nel momento giusto. Madonna, guarda che razza di mare. Posso? Ci dobbiamo... lanciare da un aereo più alto.
Non penso che cambi qualcosa. Vabbè, dai. Gli UFO li avete visti? Boh, adesso possono dire che esistono. Quindi possiamo appurare che esistono. E niente, solo che non si vogliono far... giusto sopra la ruota della della giostra panoramica. Non si vogliono far prendere. Sono un po' timidi. Un po' tanto. Aia. Ho perso un povero aereo, tentavo di fare cose stupide. Tanto quelle giostre viaggiano come se non ci fossero un domani. La musica del generatore qua fatica ad accendersi comunque qua le giostre. Tipo vibra con tutti questi tuoni. Già, proprio qua. Vamo. Di preciso. E qua. Col quad. Il fascio è praticamente sopra. Cosa è il fascio? Dov'è il filosofo? È sopra di noi. Sì, non riesco a inquadrarlo. Appunto, proprio quello. Il fascio di lui c'è proprio qua, Dima non fa niente. È vero, sì, è qua il fascio. Vabbè, sono un po'... Mi ha rubato! Mandami subito, cerca il legno. Guarda, è UFO sta roba. È vero, guarda che riflesso che abbiamo sulla vista, sugli occhi, sul volto. È qui il fascio, sì. È proprio sotto qua. Mi si interrompe. Ah, è il trenino, il blu come la... Va bene, dai, andiamo avanti con altre missioni qua, sennò tra UFO una cosa e l'altra non facciamo più niente.